Ci stiamo lavorando, ma abbiamo deciso di attendere. Massimiliano Giometti, titolare con la famiglia delle multisala del Metropolis e Dellucci, fa un bilancio degli ultimi mesi e annuncia i progetti per la prossima estate. L'ultimo film, ricorda l'imprenditore, è stato proiettato il 25 ottobre dello scorso anno, poi la chiusura e ora altri limiti, tra cui il coprifuoco alle 22, la mancanza di pellicole e il divieto di riaprire il bar all'interno. Noi pensiamo alle multisale che erano già avviate in quel periodo lì, quindi quelle che abbiamo in Romagna e in Toscana, ed è più intorno a fine maggio. Le altre a seguire, penso, dovremmo essere pronti con tutte le multisale, comprese Fano, verso la fine di agosto, nel periodo back to school, e inizi di settembre, quando ricomincia la stagione cinematografica, anche perché il problema più grosso, a dire la verità, sono la mancanza di film. Noi adesso ci avviciniamo a un periodo, naturalmente, che non è proprio il periodo migliore per il cinema. Lunedì e martedì prossimo, te lo dico in anteprima, avremo una riunione online, anche quella, per far vedere i listini con le date di uscita dei film, le proposte, e dopo di quello decideremo. Il danno economico è stato ingente? Il danno economico è stato più che ingente. Noi, la nostra azienda, tu sai che siamo un'azienda a livello familiare, la perdita è stata intorno al 97%, e quel 3% che manca a raggiungere la totalità sono stati quei pochi mesi di apertura, naturalmente. I cinema e i teatri, prosegue Giometti, sono tra le categorie più colpite dallo Stato, poi sono arrivati pochi aiuti. Lasciamo perdere. Niente ristori. L'unico aiuto economico è la cassa integrazione per i dipendenti. I ristori, purtroppo, noi richiediamo di una fascia di reddito, non di reddito, una fascia di fatturato che non è compresa nei ristori, quindi sembra che, cioè, ci sono delle regole che sono proprio Una ridicole. perdita totale in questo caso. La perdita totale, sì. Per il Metropolis di Pesaro, stesso discorso, se ne riparla più avanti? Metropolis e la multisala Tornaccia davanti al Palace, sicuramente saranno riaperti un po' più avanti. La multisala probabilmente prima del Metropolis, con anche delle innovazioni a livello di sedi, di poltrone, molto interessanti. Cerchiamo sempre di essere innovativi, lo saremo anche in questo. Per quanto riguarda invece il cinema all'aperto, state pensando Sì. di riprogrammare qualcosa anche all'Arena BCC come l'anno scorso? Sì. L'esperienza con Gino, insieme a Carmine del Cinema della Comunità, è stata molto positiva, a prescindere dai numeri. Intanto già quando si collabora per certe cose, per me è importante conoscere persone nuove, soprattutto come Gino, che sono vulcani in eterna eruzione, voglio dire, sono quelle persone dinamiche che mi piacciono tanto e mi stimolano ancora a farlo, quindi ci lavoreremo, anche perché il cinema all'aperto è un prequel di quello che sarà poi dopo la stagione cinematografica, quindi dovremmo accompagnare il pubblico a ricominciare a soffrire del cinema avendo la doppia possibilità. Mi auguro che la situazione pandemica possa migliorare, ha concluso Giometti. In ogni caso al cinema la sicurezza è garantita, ha detto, dal distanziamento all'interno, al ricambio dell'aria mediante la ventilazione forzata fino alle uscite separate. Se migliora la situazione, i vaccini aumentano, sicuramente andremo incontro a una tranquillità e a una grande stagione cinematografica.